Cari amici, buongiorno ed eccoci in questa aula di scuola dove tra poco sentiremo tornare la presenza dei ragazzi con le loro vite, le loro passioni, le loro fatiche e anche le loro gioie. A commentare il Vangelo di oggi, nel quale Gesù parla di ammonizione. Di ammonire il proprio fratello, prima personalmente, dopo alla presenza di alcuni testimoni o potremmo anche dire di alcuni amici, poi di fronte a una comunità, nella speranza che questo non vada perduto. Ed è una cosa questa dell'ammonire che anche in un ambiente scolastico si vive. Dobbiamo stare attenti a non confonderlo con il termine dell'ammonizione sportiva, dove sappiamo bene che dopo il cartellino giallo appare il cartellino rosso, che dice già un'espulsione, quindi una esclusione dalla vita di una comunità, sebbene sia una comunità sportiva. Se noi pensiamo a questo ammonire nel senso del richiamare, dell'aver cura per cui un ragazzo e non solo possa essere aiutato a cambiare il proprio comportamento, i propri atteggiamenti, ci rendiamo conto che non basta una ammonizione e guai a noi se alla seconda dovessimo espellere dalla comunità, la persona che richiamiamo. Ma vorrei, pensando proprio a questo compito dell'ammonire, condividere con voi un aneddoto che alcuni giorni fa mi ha raccontato un insegnante, quando, dicendomi di una vicenda personale molto triste e molto faticosa, mi confidò che proprio i ragazzi lo salvarono da una caduta nella depressione. E sono convinto che questo compito dell'ammonirci o dell'ammonire non sia solo dell'insegnante verso il ragazzo o del genitore verso il proprio figlio o del sacerdote verso il proprio parrocchiano, ma che sia un custodirci vicendevole, per cui ciascuno diventa per l'altro una sorta di appiglio, una sorta di specchio su cui riflettere e su cui riflettersi per quanto riguarda la necessità di rientrare in se stessi e verificare la bontà o meno del nostro comportamento. Proprio quest'estate, in un campo con dei ragazzi, con dei giovani, abbiamo visto un video dove Papa Francesco esortava proprio i giovani a cercare dei buoni maestri. Ma alla fine del video il Papa diceva a questi giovani: ricordatevi che ciascuno di voi può essere maestro per gli altri, per i suoi compagni. E allora capiamo che il compito dell'ammonire, del farsi compagno di viaggio, per farsi spalla e sostegno per chi sta vacillando o addirittura cade, è di ciascuno di noi. E non importa l'età che abbiamo. Possiamo essere giovani, ragazzi, adulti o addirittura anziani. Siamo sempre noi, coloro che possono dare, ma anche coloro che possono ricevere un salutare ammonimento.